Buon pomeriggio dal Millennium. È appena cominciata la partita tra Hot Dog e Shimada. C'è subito una conclusione verso la porta di Massarese. Grazioso. Avanza Grazioso. Pallone sulla destra in direzione di Mormone. Il tiro alla parata di Massarese che devia la sfera in calcio d'angolo. Poi serve Iannone. Iannone, il pallone per Battistelli in area di rigore. Lo scambio con Iannone, che realizza il gol dell'1-0 con la quale la Shimada si porta in vantaggio. Lancio in direzione di Vincenzo Mormone davanti al portiere, il tiro! E arriva il pareggio di Hot Dog con Vincenzo Mormone. Battistelli in area di rigore, Battistelli! 2-1 Shimada in contropiede su questa azione molto rapida da rimessa laterale. Grazioso al limite dell'area di rigore, carica il destro! Tiro che viene deviato e si insacca alle spalle di Massarese, quindi arriva il gol del 2-2. Petirro, Petirro pressato da Battistelli, spazza via la sfera sulla destra, dove però c'è soltanto Aielli. Su questa azione si conclude il primo tempo, il punteggio è di parità, 2-2. Cominciato il secondo tempo, si riparte dal punteggio di 2-2 tra Dog e Shimada, subito una conclusione di Battistelli deviata. Aielli la rimessa in area di rigore, il colpo di testa! E arriva il gol del 3-2 Shimada con Palumbo, abile in serie. Il tiro dalla distanza, Massarese la fa grossa e arriva il 3-3 Ruti in area di rigore. Il tiro, la deviazione di un difensore, però il pallone ancora in possesso di Cerruti. Sbaglia ad allontanare la difesa Hot Dog, di Umento, il tiro che impegna il portiere. Serie di batti e ribatti in area. Battistelli, il tiro, palla alta. Passaggio all'indietro per Bosson che cerca la percussione. Bosson. Passaggio per Petirro che si divora il gol del 4-3, concludendo alto. Battistelli. Il destro, il pallone in area di rigore, arriva il gol di Jumento con una bellissima conclusione di tacco. 4-3 Shimada quindi. A tenere la posizione, il lancio lungo in direzione di Iannone. C'è solo Battistelli in area, cerca di servirlo. Iannone, arriva il tiro di Battistelli, è il gol del 5-3. Azione di contropiede. Hot Dog, Bosson in area di rigore, salta Aielli, il tiro e arriva il gol del 5-4. Si riapre quindi l'incontro in questi minuti finali della partita. Di Iannone, la palla sfila, Battistelli cerca di tenerla in campo, non ci riesce. Non c'è più tempo, su questa azione si conclude l'incontro. Vince Shimada con il punteggio pirotecnico di 5-4. Linea alle interviste. Siamo qui dalle interviste del Millennium. La partita tra Dog e Shimada si è appena conclusa con la vittoria Shimada per 5-4. Abbiamo il nostro ospite Palumbo. Buonasera. Palumbo, una vittoria importante che vi rilancia dopo la cocente sconfitta dell'ultima giornata che vi aveva visto perdere per 3-1. Oggi una vittoria importante, vi rilanciate. Sì, infatti era importantissimo vincere oggi dopo la sconfitta per 3-1, due avversari comunque di gran livello, infatti la scorsa abbiamo lottato in serie oggi la partita scoppiettante 5-4, anche se penso che abbiamo meritato di vincere alla fine, anche se gli episodi un po' a sfavore, il gol sul rimpallo, però abbiamo siglato 5 reti, quindi abbiamo meritato 3 punti. Cosa è mancato oggi in fase difensiva? Un problema semplicemente di assenso di meccanismi d'oliare? C'erano sicuramente delle assenze anche in avanti, infatti ha giocato Simone che solitamente fa il difensore, però si è comportato discretamente, no? Come dice loro. Però ripeto, l'importante è vincere al di là delle assenze, abbiamo fatto penso una grandissima gara, complimenti anche agli avversari, però 3 punti che ci riportano su in classifica e va bene così, va anche segnato, quindi oggi è veramente festa grande. Ringraziamo Palumbo per la disponibilità e Lollo per la sua versione dell'incazzatore personalizzato Arend. È tutto, alla prossima.